Allora, per non farci mancare niente con questa canna faccio anche una pescata da una scogliera artificiale. Faccio vedere che non è abbastanza lunga, però possiamo adeguarci avendo solo questo attrezzo per poter pescare in un posto dove si è lontani dall'acqua. Che casomai dovessimo catturare qualcosa, sarebbe difficile avvicinarla a noi, ed è anche difficile, come vedete, poi salpare l'esca. Però adattandoci un po', come vedete, si riesce tranquillamente. Il mare è in ottime condizioni. Facciamo una pescata anche qui, la canna continua a comportarsi bene, anche il mulinello. Sta usando un Silent Assassin 129. Proviamo ancora. Andiamo con l'SP 98. Questa è buona. Eccolo qui. SP 98 su di noi, colpisce. La canna di spinning sta cap al secondo pesce, dovrebbe essere un piccolo barra o un piccolo aluzzo. Eccolo qui, guardate come si piega la canna. Seconda cattura per spinning startup. Eccolo qui, nuovo Surinoia 98 ST. E procediamo a rilascio. A mia mi è rotta un'angoletta. Se lo slamara, capì? Eccone un altro. Ehi! L'hai perso, Pasqua! Abbiamo beccato un bel branco di piccoli barracuda. Questo è il terzo pesce con la combo spinning startup artificiale 98 SP della Surinoia. Sono piccoli ma divertentissimi. Eccolo qui. Ho fatto la foto al primo, non ne faccio più perché è meglio rilasciarli subito. Davvero piccoli, tutto questo si sta già auto rilasciando. Ok, rilasciato anche questo qua. Thank you.
Non ne capi. È su piccolo. Lo fanno i ciurranni qui. Oi Pasqua. A presa se barracuda, ci può essere un animale. Ah, pure un culano, ma va. Eccone qui la scogliera artificiale un po' alta, vediamo come si comporta la canna, se riusciamo ad alzarla, non sembra grandissimo. Beh, piccolo barracuda. Eccolo qua, sono molto piccoli. Che si chiamano tutte e volte? Si chiamano tutte e volte, top, top. Alla terza è rimasto. Ok. Bugino, sto pescando con il bugino 140. Le baraluste. Ehi, eccone un altro. Bugino 140 è la combo di Spinning Startup. Sto praticamente alzando i pesci di peso da una scogliera artificiale alta e la canna si comporta benissimo. Eccolo qui. Questo è anche un po' più grandicello, ma sono tutti della stessa taglia, molto piccoli. Eccolo qui, ho la canna. Procediamo al rilascio. Allora proviamo un'altra esca della Shimano, Scrime 139 se non mi sbaglio. Sui grossi sembra che non vada, no? Ecco un Tide 125 che spesso regala soddisfazione con questi più piccolini. Ci metto un bel colore vivo, acceso, sta facendo sera. Vediamo se lo gradiscono. Sono quasi sicuro di sì. Stiamo provando con la combo di Spinning Startup, è una bellissima pescata. Una battuta di spinning con tanti pesci, anche se piccoli, ma veramente molto molto divertente. Botta, eccolo qui, hanno gradito il Tide 125 combo di Spinning Startup.
No, sono piccoli, ma vedete, praticamente non me ne ha fatto perdere uno l'attrezzo, piccoli piccoli. Allora, con questo abbiamo catturato, proviamo il 125 ma color rosa, pink sardina. Ormai ha fatto quasi buio, ma pomeriggio ultra divertente. Questo sembra più, diciamo, più aggressivo, sì, molto più aggressivo. Eccolo un altro. Guardate, la canna lo gestisce bene. Un bel barracuda più grandicello. Ecco, qui abbiamo un vecchio stupido di cose, un bel barracuda sul side 125. Ecco, combo spinning startup, divertimento puro. Ecco, devo imparare, devo imparare, va. Eccone un altro. Pasqua, che so è? Combo spinning startup. E altro, si vede la piega. Ecco qua, bel pesce ragazzi. Un bel pesce. Bel barracuda. Un altro bel barracuda. Eccolo qui. Veramente belli. Eccolo qua. Sempre piccolo, molto piccolo, guarda che questo è veramente piccolo. Sono piccolo che sto rilasciando tutti, ne ho trattenuto solo uno praticamente, un po' più grande jet. Via, anche questo si è auto slavato, ho fatto un po' male al labbro ma niente di che. Questo rilascia.